Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo i pasticcini dell'ultimo minuto, realizzati con gli Oreo. Credetemi, sono dei veri e propri pasticcini che hanno un unico grande problema: riuscire a smettere di mangiarli. Sono davvero buonissimi, la ricetta è facilissima da realizzare e questi Oreo sono davvero irresistibili. Vediamo subito come realizzare i pasticcini dell'ultimo minuto con i biscotti Oreo. Per realizzare questi pasticcini utilizzerò 14 biscotti Oreo che corrispondono a un tubo di biscotti Oreo. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Come prima cosa dovete sbriciolare tutti i vostri biscotti Oreo con le mani, grossolanamente. Con un bicchiere vado ulteriormente a sbriciolare i miei biscotti. Dovete ottenere questa consistenza. Questo punto vi servirà un formaggio cremoso tipo Philadelphia e dovete utilizzare, questa è una scatolina da 200 grammi, io ne utilizzo metà, quindi 100 grammi. Amalgamate bene i vostri biscotti Oreo con il formaggio. Mi raccomando, amalgamate benissimo. Versate un cucchiaio abbondante di cacao amaro. Amalgamate bene il vostro cacao con il biscotto Oreo. Coprite il tutto con la pellicola. Fate riposare in freezer i vostri Oreo per 20 minuti. Dopo 20 minuti riprendete i vostri Oreo dal freezer. Adesso prendete un po' di impasto e dovete creare delle palline. Ho creato tutte le mie palline di Oreo. Sciogliete a bagnomaria 80 g di cioccolato bianco. Sciolgo il mio cioccolato bianco con un cucchiaio di olio di semi di mais. In alternativa potete sciogliere il vostro cioccolato bianco con una noce di burro. Vado a sciogliere il mio cioccolato bianco a bagnomaria. Ho sciolto il mio cioccolato a bagnomaria. Adesso vado a immergere i miei buonissimi cioccolatini, i miei pasticcini con i biscotti Oreo. E poi li metto su un foglio di carta forno. Se volete potete decorarli. Guardate che carini! Potete decorare i vostri tartufini Oreo con quello che volete. Adesso dobbiamo aspettare soltanto che il nostro cioccolato bianco si solidifichi. Il cioccolato fondente si è solidificato e i nostri pasticcini sono pronti. Credetemi, sono dei veri e propri pasticcini, buonissimi. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. Se volete potete seguirmi su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. È una vera delizia, buonissimo, provatelo. Ciao, baci. Da Cartesia.